Salve a tutti ragazzi, incontro con Mirabeau. Elise. Ricordo 2 della Ma che sequenza cos'è? L'ho 7. trovato così. Io non. Certo che no, ma devo avvertire il consiglio No, che è immediatamente. Sapranno che successo? fare. No, loro non si fidano di me. Mi sospetteranno, poco ma sicuro. No, è Hai ragione. morto. Sì, hai Cazzo. ragione. Che cosa Hanno facciamo? assassinato il capo della. Scopriamo cos'è successo. Oh, miseria ladra, hanno ammazzato il capo. È morto. Oddio. E qua scoppia in inverno, mo. No. Che cos'è? L'arma che ha ucciso tuo padre. La possiedono Cermè. solo i templari. Che ci fa qui? Stato ucciso un templare. L'ha Completo ucciso un quadro. templare. O almeno è quello che qualcuno vuole. Oh, miseria. Vediamo, c'è un armadio. Potrebbe esserci qualcosa. Veleno. Fammi vedere. Acolito. Difficile notarlo se non sai cosa cercare. Popolare tra i templari, eh? Come tra chi vuole restare impunito, però sì. C'è ancora qualcosa da trovare. Qua a terra, cos'è questo? Un fazzoletto. Un fazzoletto da donna. Beh, possiamo sospettare di tutte le nobildonne di Parigi, allora. Forse un domestico lo riconoscerà. Come accusa? Stai scherzando? Non credo che sia lei. Però proviamo, vediamo che succede. Veleno templare, lo spillone, tutto quadra. Bravo, hai capito tutto. Sono talmente furba ad aver ucciso il solo assassino che non mi voleva vedere morta. E poi sono rimasta per farmi scoprire. Non era certo l'unico. Hai ragione, scusa. Ma sai che non sono stata Io ti io. credo, la confraternita però. Allora troviamo il colpevole prima che se ne accorgano. Parla, ma parla con chi? Ah, con la domestica se conosce il fazzoletto, aspetta. Signore? Sei qui da stamattina? No, signore. Dalle 4, per seguire la consegna del vino. È venuto qualcuno da allora? Solo la signorina dai capelli rossi, signore. È salita nello studio del padrone. E tu non sei salito di sopra? Capisco, La consegna del vino è impegnativa, signore. ti ringrazio. però tutti gli indizi sembrano. C'è qualcosa che mi è sfuggito. Infatti, eccolo qua. Cos'è questo? Sembra che aspettasse una visita. Chi? Il maestro Chemarra. Abbiamo un altro nome. Che dobbiamo fare ora? Parliamo con sto maestro Chemarra. Elise, ci vediamo, eh. Vado a cercare il maestro Chemarra. Allora. Ci È solo che volevo arriviamo. vedere. Mi tiene nervosi. Maestro Chemarra. Dobbiamo cambiare tetto di là. E che salto trasversale. Allora. Qua il maestro no. Scendiamo.
Vediamo, dovrebbe essere... Ah, aspetta, ho capito, devo andare... Praticamente devo andare nella... qua. Nella confraternita Tana. Ok. Il maestro Kemar. Chi sarebbe sto ma... Oddio. Questo mo gli va a dire che è morto il capo Templà, il capo dei... Senti a me. Gli va a dire alla confraternita degli assassini che è stato ucciso il nostro maestro. Come va, cittadino? Male. E andrà peggio adesso che scoprono chi è morto. Se la pigliano con me che ho portato la Templare qua. Ciao. Ah, caro Dorian, che posso fare per te? Mirabeau è morto. Morto? Ucciso. Sapevo che questa tregua sarebbe finita male. Devo convocare il resto del consiglio per discutere. Elise non c'entra niente, lo giuro sulla mia vita. Ti prego, dammi un altro po' di tempo, troverò il colpevole. Va bene, ti concedo fino a domattina, non oltre. Mirabeau è stato ucciso con l'aconito. Aconito? Non serve che ti dica che è il veleno prediletto dai Templari. Esatto. Dove si acquista aconito in così alte concentrazioni? I medici lo prescrivono in forma diluita. Io stesso ne assumo la tintura per il cuore. Ovviamente ci sono regole molto severe, ma conosco uno speciale nel Marais che non si lascia certo scoraggiare dai divieti. Grazie. Quindi adesso andiamo a parlare con sto venditore di aconito. Che amma fa? Accusa. Cioè dobbiamo lanciare accuse. Posso accusare anche a te? Ebbene? Tu eri atteso da Mirabeau. L'hai contestato pubblicamente in molte occasioni. E sai come uccidere un uomo. Ho anche una gotta che in alcuni giorni non mi permette di alzarmi. E col tempo sto diventando sempre più cieco. Per non parlare delle decine di assassini che possono confermare... Bene, non sei stato tu. Va bene. Questo si sapeva, però. A quanto pare... Prosperità, cittadino. Sì, pure a te. Allora... Quindi in pratica dobbiamo scoprire chi è il colpevole. È chiaro che non era Elise. È chiaro che non era neanche questo qua. In pratica sto facendo un'indagine e sto proseguendo mano a mano. Vabbè, uno volendo può proseguire anche così e evita di dover tornare indietro dopo a trovare i vari indiziati per accusarli. Però voglio dire, era chiaro che non era stata Elise, così come era chiaro che non era stato sto maestro assassino. Invece molto più evidente che mi saprà dire qualcosa sto droghiere che a quanto pare non si fa problemi a vendere aconito anche oltre le normali prescrizioni mediche di quell'epoca. Quello che invece continua a non essermi chiaro è perché i ponti li trovo sempre distantissimi. Scusate. Qu'est-ce que tu fais? Perché non arrivo mai? Ragazzi, potete ammirare la Parigi di quell'epoca. Io dovrei esserci. Parla. Ciao. Buonasera. Posso farvi qualche... Non di nuovo. Bella mossa. Fermo. Accidenti, torna qui. Rallenta. Fermo. Eh,
Scusi. Non toccarmi. Non ti voglio toccare, ti voglio parlare. Cacchio stai facendo? No. Soltanto qualche domanda. Mizzica come corre. Sono rivoluzionari. Non te lo chiederò di nuovo. Corri, dimmi subito dove fanno. E guardalo. Assurdo. Vabbè, sì, se vai così è sicuro che non lo pigliamo. Cioè, questo già scappa, poi tu lo perdi. È assurdo. Rallenta! Fermo! Sì, ma non è leale, guarda come corre. Lo posso ammazzare? No, perché ci devo parlare. Oh, fermo là. Caricamento. Pietà, non ho detto niente. Ho fatto come volevate. Ma di che stai parlando? Tu eri con quell'altro, vero? L'incappucciato. Parlami di quell'altro. Chi è? Non lo so. Il volto era coperto. Ah, mi avrebbe ucciso se non gli avessi dato il veleno. Non ho fatto domande. Ne tengo una piccola quantità in magazzino. Se l'è portato via e mi ha detto dove lasciare la seconda dose. La seconda dose. Seconda dose. Ecco. Non so altro, lo giuro. Seconda dose. Allora vai. Sarà solo una bella storia del terrore per i tuoi nipotini. Ebbene? Avevi ragione. Ha dato il veleno all'uomo misterioso. E ha detto che portava un cappuccio, come il mio. Bene, la trama del libro si infittisce. Se c'è un traditore all'interno... Questo spiega il tentativo di incastrare me. Ecco, è qui che lo speziale ha portato la merce. Chi aspettiamo? Prima che muore qualcun altro. Va bene ragazzi, questo è tutto. Lasciate un commento se vi è piaciuto il ricordo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.